anni Casal di Principe è diventata terra di conquista per chi non voleva fare gli interessi di questo paese. Casal di Principe, che è stato sempre un territorio di gente laboriosa, di gente capace di portare all'esterno la propria professionalità, il proprio modo di pensare, i propri principi, negli ultimi 20 anni ha fatto un grandissimo passo indietro. Questo è dipeso dalla colpa che ognuno di noi si deve assumere, principalmente coloro che avevano la possibilità e hanno la possibilità di fare qualche cosa di positivo per questo territorio e per paura, se mi consentite, anche per menefreghismo, hanno deciso di tenersi fuori dalla battaglia politica e hanno lasciato campo aperto a chi aveva altri interessi, gli interessi personali, gli interessi di arricchirsi alle spalle del proprio vicino, alle spalle del proprio amico, alle spalle del proprio parente, quelle stesse persone di cui si ricordano soltanto durante la campagna elettorale. Oggi noi troviamo tanta gente che si ricorda di avere amici, di avere parenti, di avere conoscenti che magari non salutava da tempo oppure che guardava come formiche dall'alto in basso. Queste persone hanno distrutto Casal di Principe e tutto ciò che lo circondava. Hanno fatto di Casal di Principe un territorio di conquista. Ne fanno parlare male sulla stampa locale e sulla stampa nazionale e qualcuno per qualche interesse personale cavalca la tigre della camorra, del malaffare e tutto quanto il resto. Poi essendo sempre presente, essendo pronto a guadagnare quanto più è possibile da questa situazione. Questa competizione elettorale vede Alba Nuova da sola partecipare contro tutto quanto il vecchiume che ha rappresentato la politica a Casal di Principe. Persone che sono state in litigio fino a pochi giorni prima delle elezioni hanno scoperto di avere ancora interessi in comune, hanno scoperto di avere un'idea comune per poter andare ad amministrare questo paese, ma non ci hanno spiegato il motivo che ha indotto molti di loro a far cadere le precedenti amministrazioni, a farle durare massimo un anno e mezzo, 6 mesi, non ci hanno spiegato per quale motivo hanno fatto di Casal di Principe la terra di conquista del malaffare. Queste persone, se ritenete che hanno fatto del bene al vostro paese, avete l'obbligo di votarli, ma se guardandovi allo specchio e passando una mano sulla vostra coscienza ritenete che hanno distrutto voi, i vostri figli e il vostro futuro, avete l'obbligo di non andarli a votare, avete l'obbligo di guardare a qualche cosa di nuovo, qualche cosa di realmente diverso. E in questa campagna elettorale, se ci guardiamo in giro, l'unica cosa diversa, l'unica cosa nuova è Alba Nuova. I componenti di questo movimento, ho detto prima, provengono da diverse esperienze politiche, da diversi anche partiti, da diversi movimenti. Noi ci siamo resi conto che siamo nel periodo dell'emergenza e quando si è nel periodo dell'emergenza non bisogna guardare all'interesse personale, bisogna smetterla di dire che una proposta è positiva perché la fa il nostro amico, quando quella stessa proposta diventa negativa quando la fa il nostro avversario. Noi abbiamo deciso che era necessario metterci tutti insieme, collaborare affinché Casal di Principe riconquistasse dignità, quella dignità che appartiene a ognuno di voi, che appartiene a voi quando guardate in faccia ai vostri figli, che appartiene a voi quando li costringete per il vostro menefreghismo ad emigrare. Casal di Principe non può più avere figli che vanno fuori, non può più avere case vuote per 12 mesi all'anno e riempirsi magari 15 giorni delle vacanze. Casal di Principe, lo dico ai genitori in particolar modo e ai giovani che stanno crescendo, ha l'obbligo di dimostrare che ha la capacità, le forze, la volontà per uscire fuori da questo tunnel. È un tunnel negativo, amici, non è più possibile perdere tempo. Guardate in faccia i vostri figli, vedete che sono costretti a vivere male. Guardate in faccia ai vostri figli che sono costretti a non uscire la sera. Guardate in faccia ai vostri figli e alle vostre figlie che sono costrette soltanto a farsi la passeggiata, circondate da un clima di sospetto, e capirete che avete l'obbligo di fare qualche cosa di diverso. Smettetela di votare per il parente e per l'amico. Se il parente e l'amico, l'ho detto in altre occasioni, merita la vostra stima e il vostro rispetto, votatelo. Ma fatemi una cortesia e fatela soprattutto a voi stessi. Chiedete al parente e all'amico per quale motivo si è candidato. Chiedetegli che cosa vuole fare per questo paese, chiedetegli quali sono i suoi obiettivi e se avrà la capacità di parlare per 5 minuti e di spiegarvi e di convincervi che vuole fare qualche cosa di bene, non solo per se stesso, ma anche per voi, lo dovete votare. Ma se tutto questo non c'è, non è giusto che lo dovete perdere il vostro voto, perdere la vostra dignità votando per il parente e per l'amico, perché in questo modo sarete responsabili del vostro destino futuro. Alba Nuova vi pone di fronte a questa scelta.
Mai c'è stata questa opportunità. Solitamente le liste civiche che nascevano a Casale nascevano perché qualcuno era stato cacciato da un partito, perché non gli era stato dato il contentino al momento opportuno e allora creava una lista civica. Alba Nuova non è nata con questo obiettivo, è nata con l'obiettivo di porsi a difesa delle persone per bene, quelle persone che escono la mattina per andare a lavorare negli uffici, in campagna, nelle industrie, dappertutto, e che meritano di essere rappresentate, e che fino ad oggi nell'amministrazione comunale di Casal di Principe non hanno avuto mai nessuno che le potesse rappresentare. Queste persone hanno l'obbligo questa volta di scendere in campo. Hanno l'obbligo di prendere una decisione seria, hanno l'obbligo di votare per Alba Nuova per propugnare il cambiamento. Voglio raccontarvi in due secondi quello che Alba Nuova in questi 5-6 mesi ha fatto, a dimostrazione del nostro impegno nei confronti della collettività. Alba Nuova si è proposta di fare una battaglia a favore dell'ambiente. Ci guardiamo in giro, non ho bisogno di ricordarvi quello che succede nelle vostre case, nelle strade che voi percorrete, nelle strade dove giocano i vostri figli, per ricordarvi che c'è l'immondizia dappertutto. E anche di questo sappiamo chi dobbiamo ringraziare. Alba Nuova si è battuta cercando di dare dei suggerimenti agli agricoltori, ai cittadini, per cambiare mentalità e per cambiare modo di agire. Alba Nuova ha iniziato una battaglia contro la Gest Line, il tormento, il l'incubo di tutti quanti i cittadini di Casal di Principe. Alba Nuova ha fatto delle battaglie per una farmacia comunale, per consentire ai giovani e alle persone bisognose di poter accedere ai farmaci a un basso consumo. Alba Nuova ha fatto una battaglia per un secondo ufficio postale dignitoso, dove gli anziani, i portatori di handicap, le persone che hanno difficoltà possono accedervi e fare il disbrigo delle piccole pratiche. Queste piccole cose stanno a dimostrare che Alba Nuova non ha guardato agli interessi, non ha guardato alle spartizioni di potere, né tantomeno agli interessi particolari. Ed è per questo, anche per questo, che Alba Nuova merita di essere votata da voi. Ed è per questo che vi chiedo di votare per Alba Nuova per iniziare il cambiamento nell'interesse di tutti quanti noi.